Amici di Passione Taranto, rieccoci. Ha appena segnato il Taranto, un altro gol al 90esimo, Michael Fabbro. Una partita difficilissima, non è finita, sono i minuti di recupero. Il Francavilla è una squadra ostica. E sono venuti qui a fare risultato e insomma è una squadra compatta, difficile, difficile da battere. Ci è voluto l'episodio in questo momento. Tutte le partite sono difficili, mancano 9 partite alla fine del campionato, saranno 9 battaglie. Questa è stata 9, dopo di questa 8. Saranno 8 battaglie perché i punti valgono doppio. Ma questo è, oggi non siamo stati neanche oggi, non siamo stati brillanti, ma anche per merito degli avversari. Devo dire che nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, Capuano ha cambiato la squadra ancora. Grande partita secondo me di Orlando, si è messo dietro le linee, ha pulito, e anche Zonta, secondo me Zonta ha giocato molto molto bene perché ha fatto ripartire le azioni. E niente, ora sono i minuti di recupero e chiaramente è una guerra, e quindi niente, loro verranno avanti all'arrembaggio. Diciamo che in difesa non abbiamo sofferto particolarmente, però insomma loro nel primo tempo qualcosa hanno creato. È una partita difficile, una partita obiettivamente difficile, ma si sapeva la vigilia che era una partita difficile. E quindi niente, abbiamo trovato questo gol in mischia ancora una volta, e quindi niente, ora loro attaccano, stanno attaccando, noi dobbiamo ripartire. Ecco, siamo ripartiti in contropiede, Fabbro da solo al limite dell'area, Fabbro che tira, spedisce in curva senza senso, la poteva gestire meglio. Oggi abbiamo fatto anche un sacco di errori dal punto di vista tecnico e secondo me ancora una volta Capuano ha azzeccato i cambi al di là del gol, perché ha tolto Canutè che stava giocando oggettivamente maluccio. Canutè stava giocando maluccio e ha inserito gente più fresca, più tecnica, anche la sostituzione, l'ingresso di Ladinetti è stato fatto secondo me in questa ottica, cioè di dare maggior tecnica alla squadra. E ora non so quanto manca. Siamo ancora lì, effettivamente la stiamo giocando. È finita, dai che è finita anche questa. È una squadra meravigliosa, ragazzi, è una squadra meravigliosa, è una squadra meravigliosa. Vi faccio vedere lo Iacovone, sempre che io possa ancora dire Iacovone, perché qua non si capisce più un cazzo ormai. È una squadra meravigliosa, ragazzi, magari gioca male, qualcuno sbaglia un passaggio, abbiamo tanti limiti, è una squadra che ha tanti limiti, ma secondo me dal punto di vista caratteriale è una squadra meravigliosa, perché veramente oggi non abbiamo giocato granché bene, secondo me per un'ora e dieci, poi secondo me gli ultimi 20 minuti abbiamo fatto una grandissima partita, ma questi ragazzi ci credono anche più del pubblico forse, secondo me, perché oggi insomma il pubblico, va bene, era un mercoledì sera, ma ora dobbiamo crederci veramente, perché siamo lì e ci saremo fino alla fine del campionato. Nella zona playoff ci andremo a giocare i playoff e saremo la mina vagante. E niente, lunedì andiamo a Castellammare e ci sarà da giocare contro la prima in classifica, ma questa è una squadra comunque che si batte su tutti i palloni, non molla di un centimetro, ci crede sempre e merita veramente solo gli applausi. Sono dei ragazzi meravigliosi, al di là dell'aspetto tecnico, possono giocare bene, possono giocare male. E niente, abbiamo vinto ancora senza prendere gol, veramente grande merito a Capuano per le sostituzioni e ai ragazzi che ci hanno creduto.
Sempre Forza Taranto, ragazzi, iscrivetevi al canale, dai, stavolta crediamoci, sempre Forza Taranto.